Benvenuti nel canale. Oggi siamo nel fantastico borgo di Pitigliano. Conosciuto anche come la piccola Gerusalemme, perché a partire dal XVI secolo ospitò una grande comunità ebraica tra le sue mura. Arroccato su una rupe di tufo, il paese si erge imponente sulle valli dei torrenti Lente, Meletta e Procchio, offrendo una meravigliosa vista sulla natura selvaggia ed incontaminata di quest'area della Maremma toscana. La piazza principale del paese è Piazza della Repubblica, dove è presente la famosa fontana delle Sette Cannelle. Questa fontana attinge l'acqua direttamente dall'annesso acquedotto Medicio, fortemente voluto dalla famiglia Medici, una grandiosa opera idraulica che permise l'approvvigionamento di acqua al borgo e fu il primo acquedotto costruito in Maremma. La struttura dell'acquedotto nacque come parte integrante della cinta muraria di Pitigliano ed è interamente rivestito in tufo. Assolutamente da vedere è la chiesa di Pitigliano, intitolata ai santi Pietro e Paolo. Nel 1845, dopo che il vescovo di Sovano scelse Pitigliano come sua residenza ufficiale, la chiesa divenne cattedrale. Sul lato sinistro della chiesa si erge imponente il campanile, nato originariamente con funzioni militari. Grazie mille per avermi seguito fin qui e io vi do appuntamento al prossimo video.